Questo programma è offerto da Settimana intensa sul piano politico, quella che si prospetta per il comune di Misilmeri. Tra pochi giorni vi sarà la presentazione delle liste a candidato sindaco e ancora non tutto è stato deciso. Il numero dei candidati si va col passare del tempo ridimensionando, ma il dato curioso che appare è che vi siano solo candidature con liste civiche e nessun partito politico in campo. Partenza falsa dunque per il PD, che ha cercato di portare una candidatura unitaria tra i suoi Giuseppe Falletta, Rosalia Stadarelli, Rosario Rizzolo e Salvatore Badami, ma con scarsi risultati. Infatti la lista civica Siamo Misilmeri appoggerà la candidatura a sindaco, ormai ufficiale, di Rosalia Stadarelli. Anche Rosario Rizzolo sarà sostenuto da liste civiche, rivestito il ruolo del presidente del consiglio comunale e successivamente di consigliere comunale. Non ancora deciso Pino Falletta, già assessore ai lavori pubblici del comune di Misilmeri. Non ha deciso neppure Salvatore Badami, ex sindaco di Misilmeri, che chiede ancora 48 ore di tempo per decidere quale ruolo assumere in questa campagna elettorale. Il simbolo della lista civica scelta dal gruppo di Giusto Chinnici, invece, sarà la bussola. Questa, per Chinnici, è la sua seconda volta a candidato sindaco per il paese di Misilmeri. Nessuna notizia invece dal fronte Movimento 5 Stelle, che annunciano: comunicheremo a breve le nostre intenzioni con un comunicato stampa. Già detto invece della nuova candidatura a sindaco di Giovanni Lofranco, decisa dal Movimento La Nuova Misilmeri. Il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, ha disposto che tutte le pompe funebri che operano all'interno del cimitero comunale e che intrattengono rapporti contrattuali con il comune di Bagheria debbono avere il certificato antimafia. Intanto ha riacquistato il giusto decoro il camposanto comunale grazie all'azione degli operai del progetto PAI, che hanno ripristinato in tutti i luoghi, con un'attenta manutenzione di diserbo, le zone che erano lasciate ad incuria e che necessitavano di essere potate. Nel frattempo l'amministrazione recentemente, con la delibera di giunta numero 32 del 29 agosto 2014, ha predisposto l'acquisto di 120 loculi prefabbricati e la realizzazione di opere murarie nel cimitero. «Non abbiamo smesso di porre attenzione ad un luogo sacro che merita rispetto e cura», ha spiegato il sindaco Cinque. «L'obiettivo è sanare tutto quanto possa essere messo in regola a norma di legge, come la richiesta del certificato antimafia». A Cefalù tiene sempre banco la vicenda della costruzione dell'albergo della ditta CFC, che dovrebbe sorgere sul lungomare, all'altezza della via Bazzana. Il nodo della questione è semplice: il comune di Cefalù giudica l'opera incompatibile col progetto e le sue varianti, dall'altra l'azienda costruttrice difende la bontà dello stesso. L'amministrazione comunale contesta la cosiddetta localizzazione Puglisi, la delibera che 2 anni fa garantiva la piena edificabilità del sito, che ora non convince del tutto i politici cefaludesi. Sarà una seduta consiliare che sancirà se la ditta può procedere o meno nella costruzione dell'edificio, malgrado esso, secondo la giunta, si trova in un'area che rientra nel verde agricolo. Secondo indiscrezioni responsabili dei lavori pubblici del comune, potrebbe chiedere ai consiglieri comunali di esprimersi su una possibile variante urbanistica, utile a dirimere definitivamente la controversia. In tanti si fanno delle domande: perché ci sono voluti 2 anni per accorgersi che il terreno non è edificabile, perché lo stesso è stato concesso e perché si mira a scavalcare i problemi anziché affrontarli direttamente una volta per tutte. You sexy, sexy dancer.
rendere ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Domenica 12 ottobre alle ore 20:30 il girasole di Bagheria Lego ospiterà la semifinale de Le Voci del Mare, concorso canoro ideato da Canale 8 in collaborazione con l'ACAS. Tanti talenti che si sfideranno in questa semifinale, ma solo 5 arriveranno negli studi di Canale 8 per la grande finale. Vieni anche tu a trascorrere una serata all'insegna della buona musica e prenotati al 333 2547 333 o su Facebook alla pagina Le Voci del Mare. Semifinale Le Voci del Mare, 12 ottobre, ore 20:30, presso il girasole di Bagheria, via del Macello 43. Ti aspettiamo. Ancora carenze igieniche nelle cucine dei ristoranti palermitani. Ancora una volta, sotto la stretta morsa delle forze dell'ordine, è finita la zona dell'Olivella, triangolo delle Bermuda della movida palermitana. Le sanzioni più pesanti sono state inflitte ad un ristorante situato in via dell'Orologio. Il locale in questione è risultato privo di licenza, ma soprattutto è stato punito per le gravissime carenze igienico-sanitarie. L'attività in questione, infatti, è stata successivamente chiusa e multata di ben 5.000 euro, ma non è stato reso noto il nome del locale. Una domenica dai forti toni letterari, quella che si vivrà il 12 ottobre nei locali del Club Culturale Castellanese a Castellana Sicula. Dalle ore 18 si svolgerà la presentazione performance del libro Anima, dell'autore sopranese Agostino Messineo Alfiere. A presenziare l'evento saranno presenti il sindaco di Castellana Sicula, Giuseppe Di Martino, e gli interventi dell'assessore ai beni culturali, Giada Geraci, e del presidente del Club Culturale Castellanese, Antonio Loverde. Giunto alla sesta tappa del tour editoriale 2014, dopo Petralia Soprana, Petralia Sottana, Bonpietro, Ganci e Gratteri, il libro Anima, edito da Arianna di Geraci Siculo, è un viaggio nell'interiorità e nelle percezioni. L'autore indaga se stesso, adottando la struttura della tragedia classica e dividendo il proprio percorso di ricerca in parodo, stasimi, esodo. Anima esprime i tratti di un romantico idealista tormentato, continuamente diviso tra l'esaltazione del suo genio visionario e la delusione rabbiosa per un mondo incerto, incomprensibile, intollerante e mentalmente instabile, a tratti disperato e forse rassegnato alla mediocrità. Un'altra occasione persa per il Palermo di Iachini, che questa volta non riesce a conquistare nemmeno un punto, cadendo dinanzi al pubblico del Barbera contro la Lazio di Pioli, che così si prende la sua rivincita contro l'ex squadra e l'ex piazza. Dunque pesante batosta per gli undici rosa, che perdono per bel 4-0, riuscendo però comunque ad uscire tra gli applausi. Una mancanza di cattiveria, quella del Palermo, che la squadra però deve riuscire a recuperare per stare così al passo della Serie A e conquistare, magari dalla prossima partita, gli ambiti 3 punti. Si è conclusa ieri l'edizione 2014 della festa trabiese in onore del patron Santissimo Crocifisso. I festeggiamenti, partiti venerdì 26 settembre, hanno visto tantissime iniziative religiose e ricreative. Il maggior afflusso di gente si è registrato ieri sera in occasione del concerto elettroacustico di Mango, tenutosi presso Piazza Molini. L'ormai collaudato cantante italiano, felice di tornare in Sicilia, ha intrattenuto per circa un'ora e mezza la moltitudine di cittadini di Trabia e dei paesi limitrofi. Soddisfatto il sindaco Francesco Bondi, il parroco Don Vincenzo Parasiliti, l'assessore alla cultura Luigi Chieramonte ed il presidente Salvatore Butera. La festa si è conclusa con i tanto attesi giochi d'artificio. You
più sexy, sexy danza. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Bagheria. Miss Baria 2015 apre i battenti. Il concorso di bellezza, che si svolgerà interamente nella città delle ville, vedrà vincitrice la ragazza più bella tra tutte le partecipanti. Per avere maggiori informazioni al riguardo, abbiamo intervistato l'organizzatore dell'evento, Gio Puleo, che, coadiuvato da Tamara Carone e col patrocinio del comune di Bagheria, cercherà di riportare in alto la bellezza bagherese a 360 gradi. Davanti le telecamere di Canale 8, oggi Gio Puleo, organizzatore di eventi Miss Baria 2015, un nuovo evento che si terrà fondamentalmente a Bagheria. Ce ne vuoi parlare, Gio? Ne parlo con molto piacere. Miss Baria, prima edizione, patrocinata dal comune di Bagheria, vedrà la partecipazione di tantissime ragazze provenienti da tutta la Sicilia che si contenderanno questo prestigiosissimo premio, perché Miss Baria non è Miss Città di Bagheria, ma è Miss Baria in onore della città delle ville, dell'arte, famosa, ripeto, in tutto il mondo. Cercheremo di portare queste ragazze in giro per le ville bagheresi, faranno diversi set fotografici e alla fine, il prossimo anno, quindi nel 2015, penso nel mese di luglio-agosto 2015, si espeterà quella che sarà la finale, che vedrà 15 Miss contendersi questo prestigiosissimo titolo che è Miss Baria, appunto. Ma quali sono le fasi di questo evento? Ce le puoi un po' raccontare? Allora, le fasi sono queste. Io fortunatamente in questo percorso non sarò da solo, ma sono affiancato da Tamara Carone, che mi coadiuva in tutto, e assieme affronteremo questo percorso che comincerà adesso, proprio ora, il 12 ottobre. Ci saranno i primi casting a Villa Cattolica, nei corpi bassi di Villa Cattolica, dove ospiteremo le prime 100 ragazze che verranno a fare il casting. Successivamente ci saranno le altre date che poi andrò a comunicare in maniera ufficiale. Queste ragazze, che domenica 12 ottobre si contenderanno la possibilità di accedere alle fasi delle semifinali, che poi li vedranno, come ho spiegato prima, sfilare all'interno delle ville bagheresi e partecipare attivamente a quelli che sono dei set fotografici. Le ragazze, ripeto, sono molto cariche, sono molto preparate emotivamente. Appunto, qual è l'invito che vuoi dare alle ragazze che vogliono partecipare? Perfetto, l'invito che voglio dare è questo. Ho appena ricevuto una telefonata dalla mia compagna attiva in questo percorso, che è Tamara, che mi ha chiesto e mi ha convinto a posticipare di altri 15 giorni quella che è la data delle iscrizioni, quindi diamo a tante altre ragazze che lo volessero fare la possibilità di partecipare a questo evento, che vedrà la vincitrice, la finalista, oltre indossare la fascia di Miss Baria, ma quindi avere anche un book fotografico professionale e tant'altro, vedrà fare un provino ufficiale e professionale nella più importante agenzia di moda che si trova a Milano. Questo nella speranza che Baria offra ancora al mondo un altro talento.
Non è la prima volta ovviamente che organizzi dei eventi qui a Bagheria. L'ultimo, se non erro, è quello della festa del patrono. Com'è ritornare a Bagheria e ricreare nuovi eventi anche per riportare Bagheria ad avere un decoro artistico di una volta? Gli sforzi sono immani. Stiamo cercando dalle ceneri di quello che è una forma di spettacolo artistico a Bagheria di risollevare, di creare qualche attrattiva anche a livello socio-culturale ed enogastronomico. In questo caso artistico, con il concorso Miss, subito dopo partirà quello per quanto riguarda il festival Bagheria Music Contest, che ne parleremo successivamente. Le energie sono tante e ho la fortuna di avere trovato talenti nel territorio come i vostri concittadini, i Versi Sonori per esempio a mia memoria, oppure Giorgio Gulì, che in questo momento sta partendo per la finale del Mia Martini Festival. Fortunatamente l'anno scorso sono stato a Casa Sanremo con Giorgio Gulì e altri artisti che ho avuto la fortuna di conoscere in questo percorso. Ripeto, Bagheria e il suo comprensorio ovviamente offre tante possibilità e speriamo di trovare nuovamente quella perla che rilanci tutto quello che è il turismo enogastronomico e artistico di questo territorio. Appunto, qual è l'obiettivo del comune nel patrocinare questo evento? Cosa vuole valorizzare fondamentalmente? Come ho detto prima, le ragazze sfileranno all'interno delle ville. Le ville e Bagheria sono il punto forte. Bagheria è conosciuta nel mondo come città d'arte, città delle ville. Stiamo cercando, io col mio piccolo contributo, l'amministrazione col massimo impegno. Stiamo parlando ovviamente di un'amministrazione in dissesto, quindi sarà un patrocinio che comunque sia non darà dei fondi. Sottolineo che il patrocinio è totalmente gratuito da parte del comune, il quale, come ben diceva lei, è in dissesto, quindi non può fisicamente pagare nulla, può soltanto dare la possibilità di sfruttare quelle che sono le proprie infrastrutture. E automaticamente quindi trarne dei benefici a livello ovviamente di visibilità. Il ritorno sarà turistico, quindi penso che per il comune sia sempre, e per soprattutto per gli esercenti bagheresi, sarà sempre una cosa produttiva. Da organizzatore di eventi, un giudizio su quella che è stata la festa di Bagheria? Un giudizio sulla festa di Bagheria: sono pienamente soddisfatto e orgoglioso perché siamo riusciti a portare avanti, a terminare un percorso completamente senza utilizzo di denaro pubblico, grazie solamente all'aiuto e al contributo di alcuni sponsor che hanno pagato le spese vive, cioè la SIAE, il noleggio dell'amplificazione audio-video. Tutti gli artisti hanno partecipato a titolo gratuito a quello che è stato un evento comunque molto seguito e a mio sentore molto apprezzato. Infine, quali sono le informazioni utili che puoi dare ai telespettatori e alle ragazze che vogliono partecipare a Miss Bagheria 2014? Dove possono trovare il modulo di iscrizione? Con chi possono parlare? Se esiste una pagina Facebook? Allora, tutte le informazioni le potete trovare su Facebook, sul mio profilo personale, Gio Puleo. Basta entrare lì, chiedere l'amicizia e immediatamente avrete tutte le risposte alle vostre domande. Ripeto, aiutiamoci a fare crescere quello che è l'arte, dove Bagheria e il suo comprensorio regna sovrana. Questo programma è stato offerto da cordiale
cordiale saluto e un sincero buongiorno a tutti gli affezionati ad ilmeteo.it. Previsioni per martedì 30 settembre 2014. L'alta pressione piega verso sud-est e lascia spazio a correnti più umide occidentali. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord tempo buono con ampio soleggiamento e qualche foschia mattutina, al nord-est e lungo il Po nel corso del pomeriggio aumentano le nubi sull'arco alpino di Piemonte e Lombardia con qualche pioggia sul Torinese occidentale e Valle d'Aosta. In nottata peggiora ulteriormente al nord-ovest con piogge più diffuse. Al centro giornata prevalentemente soleggiata su tutte le regioni che vedranno un cielo terso, più nubi in serata copriranno la Sardegna. Al sud il cielo terso, limpido ed il sole prevalente saranno gli ingredienti di tutta la giornata. I venti soffiano deboli da sud sul Tirreno e Alto Adriatico, da nord sul Medio e Basso Adriatico. Temperature previste minime in aumento un po' ovunque con valori compresi tra i 16 e i 23 gradi. Durante il giorno ci attendiamo 20-28 gradi al nord, 23-27 gradi al centro e al sud. Carissimi, il meteo.it vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento e vi ringrazia per averci seguito. Arrivederci. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 30 settembre, si ricorda San Girolamo. Il nome Girolamo, dal greco hieros, sacro, e onima, nome, significa letteralmente nome sacro. Dice il proverbio: settembre vuol maturare, ottobre vendemmiare. Sono nati oggi Renato Zero, Giorgio Panariello, Monica Bellucci. Il 30 settembre 1955, a bordo della sua Porsche argento nuova di zecca, perde la vita il mito di Hollywood James Dean. Nel 1968 dagli stabilimenti Boeing esce l'omonimo B747, l'aereo che trasformerà l'aviazione commerciale rendendo possibile il trasporto intercontinentale di massa. Infine, il 30 settembre 2004 anche la Russia dà il via libera all'accettazione del protocollo di Kyoto, che entrerà in vigore dopo pochi mesi. Leonardo da Vinci ha detto: gli ostacoli non mi fermano, chi guarda fisso verso le stelle non cambia idea. Arrivederci da Barbanera, dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, martedì 30 settembre. Ariete, il dinamico trigono che la Luna dall'amichevole Sagittario vi elargisce promette di essere efficacissimo nell'esaudire ogni aspettativa. Di certo non sarete modesti nel chiedere, sapete bene di avere in mano ottime e proficue carte da giocare. Toro, giornata poco proficua, movimentata ma dagli scarsi risultati. Il fatto è che con i molti pianeti che vi ignorano, tutto grava sulle vostre spalle. Siete tesi e stressati. Rilassatevi, soddisfacendo un vostro desiderio e dedicandovi un po' di tempo. Gemelli, aggressivi e suscettibili per colpa soprattutto di questa indisponente luna in Sagittario, rischiate di mettere in crisi i rapporti a cui tenete molto. Non vale la pena sacrificare una vecchia amicizia per una sciocca questione di principio. Ragionate. Cancro, il periodo è abbastanza statico, le vostre giornate sono fatte di tanta normale, a volte noiosa quotidianità. Urge un'idea innovativa. Basta davvero poco per dare una sferzata di originalità al solito tran tran. Mettete in moto la fantasia. Leone, socievoli, sorridenti e disponibilissimi a nuovi incontri, state rapidamente rivoluzionando ogni settore della vostra esistenza. E la cosa vi piace. Un pizzico di novità e un po' di dinamismo, tanto vi basta per sentirvi ed essere del tutto diversi. Vergine, non avete ben chiaro come reagire ai probabili imprevisti cui la Luna vi metterà di fronte. Così, indecisi e titubanti, quasi non sembrate voi. Cercate almeno di tamponare le situazioni più importanti e urgenti, tutto il resto può attendere. Bilancia, ascoltate la voce delle stelle che vi invita a seguire l'istinto e a darvi nuove e più vivaci abitudini di vita. Uno stile più dinamico, più motivante, a volte basta davvero poco per recuperare le giuste motivazioni e ripartire più decisi e determinati.
Scorpione, se non vi sentite pienamente soddisfatti della vostra vita, basterà imprimerle un'organizzazione più decisa, un indirizzo più netto e preciso. Prima di tutto, stabilite quali sono i vostri obiettivi primari e poi agite di conseguenza. Non è difficile. Sagittario, la Luna è ancora nel segno e oggi stabilisce rapporti di idilliaca armonia con Giove e Urano. Difficile desiderare di più dalla buona sorte. Inventiva, tempismo e determinazione sono gli ingredienti di un mix che non può che essere vincente. Capricorno, la situazione si è un po' appiattita. Più pacati gli influssi planetari e di riflesso meno movimentate ed emozionanti anche le vostre giornate. Ma grazie a Mercurio potete contare su buoni incoraggiamenti per amicizie e viaggi a corto raggio. Acquario, prosegue la parentesi vivace e dinamica, anche se sempre disturbata da qualche inconveniente provocato dalla conflittuale angolazione di Mercurio. Un po' di distrazione, qualche dimenticanza, ma per il resto tutto procede per il meglio, senza intoppi. Pesci, non fosse per la frenante ostilità lunare, molte questioni si risolverebbero quasi da sole. Non scoraggiatevi, dopotutto domani è un altro giorno. Un'inadempienza fiscale potrebbe causarvi qualche noia e forse anche una multa piuttosto salata.